Dalla prima giornata di ritorno del campionato di seconda categoria, Girone C, si scontrano Costano, Colombella, agli ordini del signor Garofano. Al sesto minuto il Costano coglie subito la prima occasione. Grazie ad un buonissimo passaggio da parte di Ercolani, la palla finisce tra i piedi di Pugini, il quale con un tiro mette in rete e porta subito in vantaggio nei primi minuti della gara i padroni di casa. All'undicesimo minuto, altra mossa importante da parte del Costano. La palla arriva lungo l'area a Ricciolini, il quale tenta il tiro, ma la palla sfiora il palo ed esce. Al 36esimo minuto, correndo lungo la fascia, Ricciolini riesce a passare la palla a Pugini. Quest'ultimo tenta il tiro in porta, cercando di metterla in rete, ma Mainolfi è molto più veloce e riesce a salvare. Al 68esimo della ripresa del secondo tempo, calcio di punizione per il Costano. Batte Ercolani, che però non becca la rete, bensì la palla sfiora il palo ed esce. Al 72esimo minuto, il Colombella raggiunge il pareggio per un'evidente distrazione della squadra avversaria e del portiere, poiché la palla finisce nella mischia e i giocatori del Colombella non perdono occasione per metterla in rete. 84esimo minuto, il Colombella ancora, per opera di Marchesi, tenta il tiro in porta, cogliendo l'occasione, ma per sfortuna la palla colpisce il palo e rimbalza all'esterno. All'89esimo minuto, calcio di punizione al limite dell'area di rigore. Batte Ercolani, che però sorpassa di tanto la porta avversaria, perdendo un'occasione molto importante per tornare in vantaggio. Al 95esimo minuto, grazie ad un rilancio da fondo campo, la palla arriva a Moscatelli, il quale tira, ma la palla passa di poco sopra la traversa. Pochi secondi dopo, il direttore di gara dà il triplice fischio, ponendo fine alla gara con il risultato di 1-1. Alla fine abbiamo anche qualcosa da recriminare perché i miei ragazzi ci hanno provato fino all'ultimo, è la nostra prerogativa. Comunque abbiamo affrontato una grande squadra, ben allenata, e questo è il nostro campionato. Noi lotteremo tutte le partite per cercare di portare a casa sempre i 3 punti. A volte ci si riesce, a volte no. Quindi bene, diciamo che alla fine è andata bene, siamo stati bravi a pareggiarla. E niente, complimenti comunque anche al Costano, grande squadra. Sono convinto che lo troveremo in alto fino alla fine. Siamo qui a commentare la partita che dai due volti. Diciamo che un primo tempo abbastanza dalla parte nostra sbilanciato, con qualche occasione in più per noi. Un secondo tempo dove loro hanno premuto di più sull'acceleratore, hanno creato diversi pericoli. Diciamo che all'ultimo, anche se abbiamo preso il gol su una situazione un po' ridicola, che già sul settore giovanile prende dei gol così, già dovresti arrabbiare. Comunque il risultato alla fin fine è giusto. All'ultimo potevamo anche segna noi e segna loro, quindi diciamo che è un pareggio meritato. E adesso questa settimana cerchiamo di recuperare tutte le assenze, perché oggi non è che voglio creare alibi, però sei titolari fuori, qualcosa vogliono dire. Grazie. Andrea, c'è?